Nella questione di merito, a quel punto si è parlato di cassa integrazione straordinaria legata alla crisi. Quindi 52 settimane di corpo, abbiamo chiesto, vista l'esperienza dell'anno precedente, di avere un'affermazione di almeno 11 giorni lavorativi, quindi ognuno di noi deve fare almeno 11 giorni di lavoro ogni mese, poi ci sarà anche un par 20, però comunque una salvaguardia grossa per tanti lavoratori che l'anno scorso hanno fatto interamente lavoro a casa. Quindi anche dare un segno di dignità ai lavoratori stessi, perché uno che sta a casa, è vero che è retribuito male, però comunque ha una parte di retribuzione. Però la dignità non è stare a casa, non è avere gli 800 euro, gli 750, gli 850, ma è essere nel mondo del lavoro. Lo diceva prima Chiara, il fatto che si dica sei un buon lavoratore e nella vita civile viene inteso come un buon lavoratore, significa che sei una brava persona, è vero. Quindi tornare a dare una dignità al lavoratore, quindi non stare a casa né a prendere gli 800 euro, no? Però a parte che con gli 800 euro non si cambia, però non era quello il punto di merito, era tornare a lavorare poco ma tutti. Questa è stata la discussione che era affrontata con la gente, dire bisogna che i lavoratori rientrino una piccola parte del lavoro, ma rientrino in azienda tutti. Nel frattempo si è trovato un accordo mal digerito dalla direzione aziendale, che non voleva arrivare a quel punto, però visto anche quello che veniva dall'opinione pubblica, che nel frattempo una grossa parte l'ha fatta anche il vostro sindaco, dico il vostro, risiede nel comune di Castellano, il nostro sindaco venendo lì, è stato apprezzato dai lavoratori, il fatto di avere il primo cittadino del comune, chiaramente non di residenza ma della residenza dell'azienda, essere lì a sostegno del lotto dei lavoratori, questo ce ne importa tantissimo, comunque vedersi lontano da tutti e da tutto scoraggia anche la cultura, perché dicevamo noi stiamo facendo una lotta e nessuno si fa vedere. Questo ha aiutato per anche gli occhi dell'azienda, del comune che solidarizza con i lavoratori, insomma non hanno un ponte, no? Qualcuno che probabilmente se vanno a bussare gli dice oh, signore, cosa state facendo? Sono trovate qua. Questa è stata un po' la discussione poi finale. Trovato un accordo sugli 11 giorni, le cose sono andate molto più semplici. Chiaro che l'azienda, che lì abbiamo trovato in realtà quel giorno, anche perché l'azienda ci diceva sempre più, non vogliamo fare una trattativa con i lavoratori fuori dall'azienda perché ci sembra un ricatto. Noi come segnale positivo abbiamo detto che noi abbiamo anche la possibilità di fare entrare di far rientrare il lavoratore, però dobbiamo scrivere poi bene. Infatti un giorno dopo ci siamo incontrati, è stata più lunga per scrivere del giorno prima, e ora avevamo trovato almeno qualche accordo. Un giorno dopo abbiamo dovuto far togliere tutte le solite frasine che non vogliono dire molto, però in sostanza significa molto, fungibilità, per esempio, o tecnico organizzativo, e molte volte uno dice, vabbè, in realtà è lascia passare per l'azienda che fa quello che devi fare. Ma siccome ripeto, noi quello che sostenevamo era quello di fare 11 giornate di lavoro a prescindere, non il tecnico organizzativo, se l'azienda si vuole tecnico organizzativo può il lavoratore operare in un'altra missione, collocarlo in altre aree e in altre situazioni.
governo di centrodestra che non aiuta l'Europa. Basta pensare la storia, l'ultima storia sull'arbitrato, sta passando dolcemente, anche se Napolitano ha detto che non l'ha firmato e non continuerà a firmare se ci sono quelle le basi. Non si può attaccare il lavoro tutte le volte. Io questa mattina vedevo un po' la sette, tutti dicevano che bisogna che non si parli di economia virtuale, ma di economia reale. Molto spesso, questo è un po' anche la colpa delle multinazionali, particolarmente noi facciamo parte, siamo due, facciamo parte di un gruppo che non si capisce bene l'origine. Una volta è americana, una volta è inglese, una volta è olandese, e spostano di volta in volta la casa madre. Per un breve periodo è stato anche questo l'anno, fatto da quando siamo figli. Quindi bisogna che le aziende in primo luogo tornino a fare lavoro. Bisogna che i governi portino le aziende a fare lavoro e non come spesso si sente da qualche ministro, da qualche illuminare al governo o parte governativa che vabbè non possiamo fare più le auto in aziende in Italia, non possiamo più fare prodotti che abbiamo fatto fino a ieri o che continuiamo a fare oggi in Italia, perché comunque vediamo quello che sta succedendo in Grecia, vediamo quello che succederà probabilmente in Spagna. Quindi non si può legare solo a una questione di virtuale, e poi il virtuale purtroppo finisce, bisogna che si viene. Noi come RSU ringraziamo Partito Democratico per il sostegno che sta facendo, piccolo o grande che sia, verso i lavoratori della Sierra. Chiaro che le difficoltà, come detto, sono notevoli, che ora noi non auguriamo nessuno di stare come siamo stati nel 2009. Dico come siamo stati perché nel 2010 qualcosina è cambiato. Però vivere con 800 euro, ripeto, non è semplice, soprattutto per chi ha dei bimbi. Noi abbiamo una grossa fetta di lavoratori che tra l'altro non sono italiani, con tutte le problematiche che possono esserci in questa situazione. Molte volte il differente non viene visto bene, però è altrettanto vero che fino a quando fa diventa emiliano anche nel lavoro, e noi nella nostra azienda, ripeto, abbiamo circa un'ottantina di lavoratori che vengono da tutte le parti del mondo. Ora, dire che tutti sono bravi può essere